Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, come avete visto dal titolo, oggi vi parlo di questo marchio di prodotti per i capelli, Briogeo, che avevamo ricevuto, se vi ricordate, quest'estate. L'avevamo fatto in un unboxing da Sephora. Infatti è un marchio Made in USA, è disponibile in esclusiva da Sephora ed è per l'Italia. È un set, in questo caso, di travel size, quindi usate più volte, di un marchio che è abbastanza costoso, quindi mi hanno detto proviamo e vediamo se vale la pena. Questo si chiama Don't Despair Repair, quindi rinforza e ripara per i capelli. E andiamo a vedere i prodotti perché sono questi qui. Allora, partiamo. La prima cosa da dirvi di questo marchio è che è adatto a tutti i tipi di capelli, è senza siliconi ed ha un alto contenuto di materie prime vegetali. Partiamo intanto dallo shampoo, che è questo, perché abbiamo lo shampoo, il balsamo, la maschera e il trattamento. Questo è lo shampoo Super Moisture Shampoo, quello che avevamo era un 59 ml. E quindi immaginate che 59 ml è una bella confezione, ma io mi sono segnata i prezzi perché no, scusate, cosa ho scritto? 453 ml, €38,90. Avevo scritto con la freccina esclusiva Douglas. E invece era Sephora, cioè sono fuori testa, esclusiva Sephora, mi raccomando, Sephora, come vi ho detto a inizio video. Inizio a collaborare con un po' troppi. Ok, e allora è questo. Dunque, è uno shampoo che fa poca schiuma ed promette di essere super idratante. Alla fine fa poca schiuma, ha un buon potere ed è pulente, quindi deterge bene cute e capelli, si rimuove facilmente. Idrata, sì, ma non appesantisce e non li lascia super super idratati. Quindi è un idrata, ma non troppo. Dopo è necessaria, se proprio sentite la necessità di un balsamo oppure di una maschera. No, così non si riuscirebbero a pettinare, non che li lasci secchi, ma non si riuscirebbero a pettinare senza strapparli. Il profumo è delicato e non persistente sui capelli. Poi andiamo al balsamo, sempre la stessa linea, Super Moisture Conditioner, sempre 59 ml, e io giro pagina e vi dico il prezzo, perché 200, no, 200, ma cosa sto dicendo? Shampoo e balsamo, 473 ml, €39. Quindi siamo sempre sui prezzi abbastanza alti, ma anche di questo, ed è 59 ml, mi sono fatta un'idea. E vi dico da subito che non è male come balsamo, quindi ed si lascia agire sulle lunghezze, sulle punte, io lascio in posa il tempo della doccia e poi dopo si va a rimuovere. Si rimuove facilmente, lascia i capelli morbidi ed è districati, ed è ok, tutto quello che non è super nutriente e non è neanche super districante, quindi non li lascia belli morbidi, ma al stesso tempo non è neanche di quelli più strong. Per un trattamento che dice di essere super idratante, super moisturizing, idratante, non super. Quindi sì, a mio avviso meglio perché così non va a appesantire i capelli, ma non è proprio proprio quello che è descritto. Può piacere, ma non è quello che è descritto. Se dovessi andare a cercare un prodotto super idratante, questo non lo è. Andiamo avanti con le Deep Condition Mask. Sempre a 59 ml, questa è una maschera riparatrice 59 ml. E a questo punto io nel mio bel foglietto non mi sbaglio, 226 ml, chissà perché queste quantità, €38,90. E anche in questo caso non so cosa dire perché che è successo? Che è successo? È andata via la luce e quando va via la luce ovviamente si spegne tutto.
avete visto notevolmente la differenza. Allora, dicevo che questa maschera non so cosa dire, perché effettivamente è una buona maschera, si applica bene, si lascia in posa il tempo, io ad esempio il tempo della doccia e poi dopo la rimuovo, si rimuove bene, lascia i capelli morbidi, idratati, abbastanza, sì, un pochino più corposi, si sente la differenza, ma non è questo super idratante, è una cosa blanda. Ci sono maschere molto più economiche che hanno un potere idratante superiore, quindi non li appesantisce, non li fa sporcare più velocemente, però è un pochino più del balsamo, ma poco di più, quindi una maschera delicata, però è una buona maschera. Il fatto è che non è quello che dice, se io voglio un trattamento super nutriente, voglio un super nutriente perché avrò i capelli secchi, ed è questo, per i capelli secchi ad esempio io non la consiglierei, perché no. E andiamo con l'ultimo prodotto che è rimasto, me ne sono accorta, dentro alla scatola, e questo è l'olio. Allora, non avevo già all'inizio capito molto questa cosa di, la confezione è questa, di mettermi dentro una fialetta di olio. La fialetta era una quantità, non c'è neanche, perfetto. Almeno posso dirvi che l'olio è vegan, non viene da, ah sì, un 2 ml, ecco scusate, un 2 ml, non ha, è gluten free ed è silicone free. Almeno questo. Allora, andiamo a vedere il prezzo di questo olio miracoloso, che è 30 ml, viene 32,50 euro. Straining Treatment Oil con ceramidi per capelli secchi e danneggiati. Anche in questo caso, che vi posso dire? È un olio che è un siero in olio, un trattamento che io ho utilizzato prima di andare a mettere in piedi i capelli sulle lunghezze e sulle punte, una piccola quantità, scaldi sulle mani e poi applichi lavorandolo sulle, soprattutto sulle punte danneggiate. Sì, non appesantisce ed è, sicuramente aiuta a rinforzarle e a nutrire le punte, non le lascia pesanti, non le lascia unte, ma è blando. Cioè ho trovato, è vero che è senza siliconi, cosa importante da dire, ma ho trovato prodotti molto più economici che avevano un risultato più potente, non che andassero a chiudere le punte perché non lo fa nessuno, però che le lasci talmente idratate, elastiche, oppure che le vada a avvolgere una guaina in modo da proteggerle anche dal calore o comunque proteggerle dalla rottura. Questo fa, ma è blando. Quindi di tutta questa linea di Briogeo, cosa possiamo dire? Che è vegan, che è cruelty free, che è senza siliconi, che comunque è un prodotto buono, cioè valido, funzionale, e sicuramente ad un prezzo alto e dalle performance medie. Sarebbe un prodotto, funziona come un prodotto da supermercato perché comunque funziona, ma ha un potere blando, quando invece da un qualcosa di mirato, professionale e così costoso vorrei un qualcosa di più, e invece no. Cosa dire quindi? Ringrazio Sephora per avermelo mandato quando era stato in uscita lancio. Sicuramente funziona, però funziona in modo leggero, non è un super idratante ma un idratante, non è un super nutriente ma un nutriente. Ok, e allora con questo è concluso. Fatemi sapere se l'avete provato e come vi siete trovate, se l'avevate mirato, se ne avete sentito parlare, fatemi sapere tutto, e anche se su un tipo di capelli diverso dal mio, io ho i capelli con la cute grassa e le punte secche, quindi ho i capelli misti. Se con un tipo diverso dal mio, come vi siete trovate? E niente, io spero di aver tenuto un pochino di compagnia, di avervi fatto conoscere un marchio nuovo e le mie impressioni, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!